arricchimento è enorme, perché da un lato vengono riscoperte le antiche filosofie che abbiamo già incontrato, ma che erano state dimenticate, ma vengono interpretate in una chiave completamente nuova, tale da scardinare non solo il sistema aristotelico tomistico del Medioevo, a cui aderiva ad esempio Dante, ma da aprire a livello concettuale la via alla rivoluzione scientifica, per cui ha un'importanza molto grande anche nell'immagine che ci si fa dell'universo, no? Per capire questo, l'autore più interessante da seguire, che precede Ficino e Pico, che sono i grandi maestri platonici dell'Accademia di Firenze, ma siamo negli anni 80 del 400, no? Sotto appunto Lorenzo il Magnifico, dobbiamo tornare un po' indietro allo scisma d'Occidente e alla tentativi di riforma della Chiesa dei primi del 400, della prima metà del 400, che avevano visto, vi ricordate, protagonisti alcune tendenze cosiddette conciliariste, quelli che sostenevano che il concilio doveva predominare sul Papa, e dei tentativi di mediazione tra le diverse dottrine per cercare di in qualche modo arrivare ad un accordo tra anche parti molto diverse. Quindi si cerca di conciliare il Papa con i Vescovi e poi la Chiesa Cattolica con quella ortodossa, cioè c'era anche la crisi dell'Impero Romano d'Oriente che stava per cadere sui colpi dei turchi. In questo contesto piuttosto confuso, un personaggio molto interessante è Niccolò Cusano. Niccolò Cusano, questo signore qui, non è altro che un personaggio appartenente alla Chiesa, prima un sacerdote, poi un teologo, poi diventa un vescovo, di più un cardinale, quindi un personaggio totalmente incardinato dalla Chiesa Cattolica, che però ha una visione che sarà in qualche modo adottata da Giordano Bruno un secolo dopo e per la quale Giordano Bruno sarà bruciato sul rogo nel 1600 dalla stessa Chiesa Cattolica. È una cosa molto bizzarra. Cioè Cusano, cardinale della Chiesa Cattolica, introduce delle teorie che quando saranno fatte proprie da Giordano Bruno, porteranno al Bruno il rogo. Perché? Perché nel frattempo c'era stata la riforma protestante e molte cose si sono di nuovo irrigidite rispetto al Rinascimento. Quindi un personaggio molto interessante. Quest'uomo tedesco, si chiama Cusano, è una italianizzazione, prima si muove in un ambito conciliarista, cerca di trovare un accordo tra tutti i vescovi e il Papa, poi passa dalla parte del Papa, ma non perché sia favorevole a un principio di autorità, perché il Papa era l'unico che poteva riuscire a conciliare i cattolici con gli ortodossi, quindi il suo passare dalla parte del Papa era strategico per cercare un accordo ancora più ampio di quello che non fosse quello tra cattolici e cattolici, perché teorizza in qualche modo un embrione di quello che successivamente noi potremmo chiamare tolleranza religiosa o dialogo tra diverse religioni. E c'è un trattato, il famoso De Pace Fidei, del 1453, tra l'altro l'anno della caduta di Costantinopoli, nella quale sostanzialmente Cusano sostiene quanto segue. Sostiene che alla fine tutte le religioni dicono la stessa cosa. Sono modi diversi di intendere un mistero imperscrutabile, no? Quello di Dio. Quindi in realtà dice l'arabo non è che Dio sia il pensiero, che dal pensiero deriva il verbo, la sapienza, nel senso che per il musulmano tutto questo è già implicito nell'unico Dio. E che da questi lo spirito e l'amore, perché per esempio per i musulmani Dio è misericordioso, per fare un esempio, no? E questa è appunto quella trinità che abbiamo illustrato, che è ammessa anche dagli arabi, cioè è come se Cusano dicesse, per i musulmani voi intendete la stessa cosa che intendiamo noi, solo che lo dite in modo diverso, non accettate la trinità perché la fraintendete, pensate che noi crediamo a tre dei, ma se intendeste la trinità cristiana nel modo corretto, vi accorgereste che anche voi siete d'accordo. E viceversa, noi cristiani siamo d'accordo con voi, perché se intendete che Dio è uno, ma anche noi siamo d'accordo. Così anche voi giudei, cioè gli ebrei, potete trovare presso i vostri profeti l'idea che i cieli sono creati dalla parola di Dio e dal suo spirito. Nell'Antico Testamento si trovano frasi da cui si desume che Dio, mediante la parola, creata, la parola di Dio non è altro che Cristo per i cristiani. Quindi è la stessa cosa detta in altra forma. Nel modo in cui i giudei arabi negano la Trinità, essa deve essere certamente negata da tutti. Cioè, se voi ebrei e voi musulmani dite che non ci sono tre dei, ma anche noi siamo d'accordo, dov'è il problema? Cerchiamo di capirci invece di confliggere. Ma nel modo in cui la sua verità è stata noi spiegata, deve essere accettata da tutti. Cioè, in sostanza, poi in altri passi addirittura coinvolge un indù, un induista, per mostrare che anche gli induisti, in fondo a modo loro, in modo meno perfetto, raggiungono le stesse conclusioni di ebrei, musulmani e cristiani.
Una cosa del genere, voi capite che in un'epoca sia precedente che immediatamente successiva, cioè di dogmatismo religioso, non reggerebbe, ma anche oggi questo discorso di un cardinale della Chiesa Cattolica non sarebbe molto ben digerito, perché vediamo bene come comunque anche i più aperti tra i cattolici non sono d'accordo che musulmani e cristiani dicono la stessa cosa, no? Perché ognuno enfatizza il ruolo, per esempio, centrale della figura di Cristo, che dagli altri non è riconosciuto, anche se nel Corano Gesù è riconosciuto come profeta, ma non come figlio di Dio. Quindi sì, c'è dialogo interreligioso, interconfessionale, ma ognuno tende un po' a difendere la sua. Qua guardate nel 400 come un uomo di chiesa riesca a suggerire che in fondo diciamo tutti la stessa cosa, raggiungiamo tutti lo stesso principio per vie diverse, usando espressioni diverse. Qui c'è la lezione di origine della tradizione della lettura platonica della Bibbia, secondo la quale la lettura dei testi sacri è necessariamente allegorica, cioè dobbiamo prendere alla lettera i testi sacri, perché troveremo, vi ricordate, contraddizioni. Siccome non li possiamo prendere alla lettera, sono immagini di qualcosa di inesprimibile, possono delle immagini contraddirsi tra loro? È come dire che un dipinto si contraddice un altro. Pensate che gli stessi racconti dei Vangeli sono tra loro contraddizioni, no? Se li leggiamo, noi prendiamo la lettera. Per esempio la Pasqua ci sarebbe verificata il giovedì secondo alcuni Vangeli e venerdì secondo altri. E questo cosa vuol dire? Che dobbiamo leggere questo evento in chiave simbolica. E così via. Quindi è una lettura di tipo allegorico che si dà dei testi sacri, che però in questa fase storica diventa un invito a far dialogare tra loro tutte le diverse religioni, non solo confessioni cattolica e ortodossa, ma addirittura religioni, qui sono quelle abramitiche, ebraismo, islam e cristianesimo, ma nello stesso testo si allude addirittura all'induismo, per quello che Cusano ne poteva sapere. D'accordo? Vedete la modernità di questa idea del pluralismo religioso come una sorta di armonia discorde, di modi attraverso cui i popoli diversi raggiungono l'unica verità attraverso vie differenti, verità che di per sé non sarebbe esprimibile in maniera univoca. Questa è una conclusione a cui lui giunge dopo una lunga interpretazione. Adesso vediamo le premesse, in base a cosa questo uomo di chiesa può sostenere cose del genere e qual è la sua visione delle cose che apre, come vedremo addirittura, non solo alla tolleranza religiosa, ma una visione del mondo talmente nuova, talmente radicalmente nuova, da addirittura annunciare la rivoluzione scientifica di Galileo e Newton. Com'è possibile? Ecco, potremmo leggere un testo, La dotta ignoranza, di Cusano, del 1440, lo stesso anno in cui Lorenzo Valla dimostrò la falsità della donazione di Costantino. Dunque dice Cusano, tutti coloro che ricercano giudicano le cose incerte comparandole, proporzionandole con un presupposto che sia certo. Ogni ricerca ha carattere comparativo, impiega il mezzo della proporzione. E quando gli oggetti della ricerca possono venire paragonati al presupposto certo e ad esso venire proporzionalmente condotti per via breve, allora la conoscenza risulta facile. Cosa intende dire Cusano? Intende dire che conosciamo per similitudine. Noi conosciamo le cose che non conosciamo ancora, ignote, confrontandole con quelle note. Più il paragone simile alla cosa che vogliamo paragonare, più conosciamo la cosa, no? Più ci riferiamo a cose simili, a cose note, più conosciamo quelle ignote. Conosciamo tanto meglio le cose ignote, quanto più le riusciamo a paragonare a cose note, no? Ma se abbiamo bisogno di molti passaggi intermedi, nascono difficoltà e fatica. Qui fa l'esempio dello sviluppo di un teorema. Quando per arrivare ad una verità devo paragonarla a qualcosa, che a sua volta deve essere paragonata a qualcosa, che deve essere paragonata a qualcosa, e così via, più passaggi intermedi ci sono, più lontana è la conoscenza della cosa. Bene, ogni ricerca comunque consiste in una proporzione comparante, no? Che è facile o difficile. Qui si parla di una dottrina che risale al bello, per i primi filosofi greci, la conoscenza del simile mediante il simile, o per similitudine. Faccio degli esempi che possono essere più chiari. Si parla di corrente elettrica e di intensità della corrente elettrica per analogia con le correnti che ci sono nei fiumi, no? È grazie all'analogia con le correnti idrauliche che io posso comprendere le correnti elettriche. E così molto linguaggio più scientifico utilizza delle immagini per spiegare quello che non è altrimenti noto. Allora, diciamo che si conosce per analogia e per similitudine, ma l'infinito, in quanto infinito, poiché si sottrae ad ogni proporzione, si è sconosciuto.
la proporzione esprime convenienza e anche alterità, cioè nella similitudine c'è qualcosa di identico tra le cose che si somigliano e qualcosa di diverso, d'accordo? E non la si può intendere senza impiegare i numeri. Il numero include in sé tutto ciò che può essere proporzionato. Il numero che costituisce la proporzione non c'è soltanto nell'ambito della quantità, ma c'è anche in tutte le altre cose che in qualsiasi modo possono convenire o differire tra loro per sostanze e accidenti. Qui per numero si deve intendere in senso pitagorico anche la figura geometrica. Vi ricordate la linea della conoscenza di Platone? Abbiamo detto che è divisibile secondo la sezione aurea. Quindi come le cose stanno alle loro ombre, così le idee stanno alle cose. Vedete quindi che conoscendo le cose, per esempio guardando dei cavalli, io mi faccio un'idea dell'idea di cavallo, conosco per similitudine. Disegnando un quadrato alla lavagna, mi faccio l'idea del quadrato che non vedo con gli occhi. Conosco il quadrato invisibile mediante quello visibile, perché c'è una somiglianza tra il quadrato che disegno e che non avevo quadrato e il quadrato come idea, giusto? Vedete come qui usano in mente questo discorso platonico, cioè che la conoscenza dell'intelligibile è mediata da qualcosa di sensibile che è simile all'intelligibile che voglio conoscere, come l'immagine è simile a ciò di cui è immagine. Questo per quanto riguarda l'ambito delle cose che possono avere un rapporto, una proporzione, come la sezione aurea. E quindi cita Pitagora. Tuttavia, la precisione, le combinazioni fra le cose corporee, quelle che conosciamo con i sensi, e una proporzione perfetta fra il noto e l'ignoto è superiore alla capacità della ragione umana, per cui sembrava a Socrate di non conoscere null'altro che la propria ignoranza. Questo testo si chiama La dotta ignoranza e allude esplicitamente alla dottrina di Socrate, secondo la quale chi sa di non sapere ne sa di più di chi pretende di sapere ma non sa. Questo non sapere socratico adesso diventa il cuore della dottrina di Cusano, cioè Cusano afferma che tutti i dotti, lui compreso, San Tommaso e tutti quanti gli altri, la prima cosa che dovrebbero ammettere è di non sapere, perché se pretendono di sapere quello che è solamente un dogma, o un postulato, o un'ipotesi, commettono un grave errore, perché affermano di sapere ciò che in realtà è sconosciuto. Ciò di cui parlano è qualcosa di cui si può parlare solo per immagini, e non qualcosa che si può immaginare di possedere, d'accordo? Ecco dunque che la vera conoscenza, la vera sapienza coincide nell'ignoranza. Salomone, per esempio, sapientissimo, cita l'Ecclesiaste, sosteneva che tutte le cose sono difficili, un testo biblico, no? Un altro saggio, cioè Giobbe, nell'omonimo libro, dotato di spirito divino, dice che la sapienza e il luogo dell'intelligenza sono nascosti agli occhi di tutti i viventi. Se dunque è così, anche Aristotele, perfino Aristotele, il pensatore più profondo nella filosofia prima, cioè nella metafisica, afferma che nelle cose che per loro natura sono più evidenti, incontriamo una difficoltà simile a quella di una civetta che tenti di fissare il sole. Quindi la verità più importante è qualcosa che suscita in noi una sorta di accecamento. Vi ricordo che il simbolo del principio è il sole, che noi dovremmo contemplare uscendo dalla caverna. Purtroppo se noi guardiamo il sole rimaniamo accecati, ci sembra quasi nero, e non vi consiglio di non farlo perché fa anche male agli occhi. Per cui una verità che teoricamente sarebbe evidente a tutti, in realtà noi esseri umani, con il nostro corpo, si rivela quasi invisibile, perché è troppo diversa da quello che noi possiamo conoscere. Allora vuol dire che desideriamo sapere di non sapere, dato che il desiderio di sapere che in noi deve essere vano. Notate che qui il discorso di Socrate viene quasi rovesciato, cioè nel senso che non è solo un punto di partenza il sapere di non sapere, è anche un punto d'arrivo. Siccome io desidero conoscere Dio il principio e il principio è inconoscibile, ciò che desidero è continuare a conoscere. Perché se io pretendessi di conoscerlo, finirei per conoscere un'altra cosa, visto che esso stesso è strutturalmente inconoscibile. Cioè io desidero in realtà non conoscere Dio per poter in qualche modo vivere Dio, essere Dio, non so che cos'altro, perché se pretendessi di conoscerlo, finirei per ignorarlo, o per confondermi, o per equivocare al suo riguardo. E se potremmo conseguirlo appena, questo sapere, avremmo raggiunto una dotta ignoranza. La cosa più perfetta che un uomo, quanto mai interessato al sapere, potrà conseguire nella sua dottrina è la consapevolezza piena di quell'ignoranza che gli è propria. Quindi, io so a fondo qualcosa, conosco a fondo una dottrina, quando so che cosa non so e che cosa questa dottrina non mi consente di ignorare, perché significa che conosco i limiti del mio sapere.
E tanto più egli sarà dotto, quanto più si saprà ignorante. E a questo fine che mi sono assunto la fatica di scrivere alcune poche cose sulla dotta ignoranza. Guardate, nel 1440, cosa viene scritto di così diverso da quello che poteva scrivere, per esempio, Dante Alighieri, no? Che era piuttosto presuntuoso e pensava, da Tommaso e Aristotele, di poter descrivere i tre regni dell'oltretomba e di fondare dottrinalmente tutte le cose. Così come gli scolastici dell'università pensavano di poter spiegare qualsiasi cosa, con la logica, con la metafisica, con l'etica, con la politica. Qua invece abbiamo un cardinale della Chiesa che dice: no, guardate che noi non sappiamo quasi nulla delle cose. Non pensate di sapere, abbiamo solo immagini, non abbiamo una vera conoscenza e comprensione della realtà. Che grande svolta rispetto alla visione, per esempio, di Dante. E che modernità anche in questo sguardo. Comunque, di per sé è evidente che l'infinito non ha proporzione col finito. Ne segue nella maniera più chiara che ove è dato trovare un più o un meno, non si è giunti al massimo in tutti i sensi, poiché le cose che ammettono un più o un meno sono entità finite. Dove io ho dei numeri, per esempio 5, 7, 9, 8, ho che 7 meno di 9, 9 più di 7, ho una proporzione tra entità finite, d'accordo? Ma se ho a che fare con l'infinito, non c'è più la possibilità di stabilire una proporzione. Quante volte 7, 8, 9 stanno in infinito? Non c'è modo di stabilire una proporzione. Quindi un tal massimo è infinito. Data qualsiasi cosa che non sia il massimo in tutti i sensi, è chiaro che si può dare qualcosa maggiore di essa. E poiché troviamo che l'eguaglianza è graduale, cioè la similitudine è basata su rapporti di proporzione che possono crescere o decrescere gradualmente, una cosa può essere più uguale di un'altra che non una terza in base a convenienze e non convenienze, insomma, nella situazione locale è evidente che non si possono trovare due o più cose simili ed uguali tra loro se non siano altre più simili all'infinito. Qui cosa intende dire, scusate? Intende dire che se io, per esempio, voglio conoscere qualcosa e adotto qualcosa che è simile a ciò che voglio conoscere, posso sempre trovare qualcosa di ancora più simile a quello che avevo trovato prima, e così via avvicinandomi sempre di più per similitudini sempre più precise alla cosa che voglio conoscere. Tuttavia, se voglio conoscere qualcosa di infinito, per quante similitudini io adotti, non mi avvicinerò mai a conoscere pienamente ciò che voglio conoscere. Qui adotta un interessante paragone che vi riassumo, no? Perché nel testo magari non è molto chiaro. Cusano ci dice: supponiamo che vogliamo conoscere il valore di una circonferenza, e per fare questo scriviamo nella circonferenza un poligono. Se il poligono è scritto a quattro lati, per esempio quadrato, e misuro il perimetro, ho un valore abbastanza distante da quello di circonferenza. Allora iscrivo un esagono, un ottavo. Iscrivo poligoni con un numero sempre maggiore di lati. Maggiore il numero di lati del poligono iscritto nella circonferenza, più il valore del perimetro si avvicina al valore della circonferenza. Se io dispongo però solo di poligoni, mi avvicinerò all'infinito al valore della circonferenza senza mai raggiungerlo. Capite che la circonferenza rappresenta Dio e i poligoni rappresentano il nostro sapere. Possiamo avvicinarci alla conoscenza suprema, ma senza mai raggiungerla. C'è di mezzo il pi greco, è qualcosa di razionale. Non posso pensare di arrivare alla verità mediante proporzioni di tipo razionale. Questo ci ricorda naturalmente Plotino, ci ricorda la dialettica platonica e il fatto che il principio, al di là di ogni comprensione, ci si può avvicinare, non si può mai comprenderlo. Ci si avvicina per immagini, d'accordo? Questo è un po' il discorso che fa Cusano mediante la metafora del circolo. È dunque evidente che per quanto riguarda il vero, noi non sappiamo altro se non che esso è incomprensibile nella sua realtà in maniera precisa. Sappiamo che la verità è come la necessità più assoluta. La verità non può essere né più di meno di ciò che è. E il nostro intelletto è come la possibilità. Cioè la verità in se stessa è totalmente trasparente a sé, ma noi, rispetto a ciò che è, siamo come qualcosa che può avvicinarsi, siamo possibilità, non siamo realtà. L'essenza delle cose, che è la verità degli esseri, che è inattingibile nella sua purezza, non potremo mai conoscerla. Ricercata da tutti i filosofi, ma da nessuno scoperta nella sua realtà in sé. E quanto più a fondo saremo dotti in questa ignoranza, tanto più abbiamo accesso alla verità stessa. Per cui se sprofondiamo nella nostra ignoranza e la riconosciamo, ci avvicineremo alla verità. Se pretendiamo di conoscere senza in realtà aver capito che non possiamo, ci allontaniamo dalla verità che pretendiamo di possedere. Guardate che bella critica a tutta la filosofia dogmatica medievale e anche moderna di tutti i tempi, cioè la critica alla pretesa dell'uomo di conoscere la verità.
che è fondata sulla verità stessa, però non è una critica scettica. Cusano è un cardinale, crede in Dio, ma proprio perché sa che Dio è Dio, sa anche che non lo possiamo conoscere. E quindi, in qualche modo, proprio la sua fede, diciamo così, lo illumina circa l'impossibilità di una conoscenza dell'oggetto di questa fede stessa, almeno finché abbiamo un corpo, perché noi non possiamo procedere altro che per similitudine, d'accordo? Chiaro il discorso di Cusano. E costui naturalmente legge Platone, legge Plotino, legge la Bibbia, legge gli Arabi, legge tanti autori diversi, è figlio di una tradizione teologica negativa che risale al Medioevo, Meister Eckhart, che abbiamo citato, tutta una tradizione che risale agli antichi platonici e arriva fino a lui. Voglio solo darvi qualche idea del perché tutto questo ci avvicina alla rivoluzione scientifica, per esempio, no? A un modo di vedere le cose completamente diverso. Se Dio è inconoscibile, come già ci aveva mostrato Plotino e Platone, no? È qualcosa che al di là di una comprensione razionale, ricordate, è qualcosa che si può conoscere solo mediante l'intuizione, mediante il riconoscimento dialettico delle antinomie in cui la ragione incappa quando cerca di conoscere l'inconoscibile. Vedete qua lui non parla di antinomie dialettica, ma dire che non posso conoscere la circonferenza perché ha a che fare solo con poligoni è un modo simbolico di dire che la mia ragione funziona in maniera, diciamo così, lineare, e l'oggetto che voglio conoscere non è lineare, per cui non ci posso arrivare in nessuna maniera. Se presumo di ridurlo al mio modo di ragionare, qui non lo dice ma lo poteva dire Plotino, Platone, cado in antinomia. Se penso che l'uno sia, cado in paradossi. Se penso che non sia, cado in paradossi. Se penso che la causa del mondo sia, cado in paradossi, perché allora non è causa di tutto ciò che è. Se penso che non sia, cado ugualmente in paradossi, perché non può essere causa di nulla, giusto? Vedete, siamo su questo tipo di lunghezza d'onda. Però c'è qualcosa di più. Considera Dio, no? O il principio, concepito come qualcosa di infinito, come fa qui Cusano sulla scorta di Plotino. Infinito in atto, cioè qualcosa che è infinito adesso. Ed è totalmente infinito ed è pienamente infinito. Non è come per Aristotele l'infinito, qualcosa di potenziale. Aristotele pensava che in atto ci fossero solo corpi con una certa forma e l'infinito fosse qualcosa di potenziale. Aristotele diceva, contiamo fino a 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo, finché ho contato un certo numero di oggetti, ho contato un numero finito di oggetti. Siccome posso sempre aggiungerne uno, ho a che fare con l'infinito in potenza, cioè potenzialmente posso andare avanti, però gli oggetti che conto sono sempre un numero finito. Non c'è nessun infinito totalmente presente, può esserci presente solo qualcosa di finito, d'accordo? Invece Plotino, fino ad arrivare a Canto, il matematico dell'Ottocento, no? Pensa che l'infinito in realtà esista in atto, cioè c'è qualcosa che può essere infinito adesso, tutto intero. Se noi concepiamo l'infinito come infinito in atto, cadiamo in una serie di paradossi. Prendete l'infinito e dividetelo in parti. Quanto sono grandi le parti dell'infinito? Infinite. Notate che è importante questo modo di funzionare. Immaginate che l'infinito sia Dio o l'uno di Plotino, potenza di ogni cosa. Immaginate che da questo Dio scaturisca l'universo. Quanto grande sarà l'universo creato da Dio? Potrebbe avere una certa grandezza, per esempio essere grande quanto l'universo di Aristotele, un certo diametro, oppure il nostro, potrebbe avere circa 40 miliardi di anni luce, no? Potrebbe avere un certo per quanto grande diametro, però qui Cusano si pone la questione, ma se Dio è potenza infinita e avesse creato l'universo con un certo diametro, si potrebbe immaginare un Dio ancora più potente che avrebbe potuto creare un universo ancora più grande. Siccome però non c'è nessuno che possa essere più potente di Dio, qualunque misura finita noi assegnassimo all'universo sarebbe inadeguata. Mi seguite il ragionamento per assurdo? Perché un Dio infinito e onnipotente può aver creato solo un universo altrettanto infinito di sé. Perché se l'universo fosse finito, io potrei immaginare un Dio ancora più potente che ne fosse un po' più grande, anche di 10 metri. Ma siccome ciò è assurdo, l'universo creato da Dio deve essere infinito come Dio stesso. Abbiamo quindi due infiniti, Dio e l'universo. Ma due infiniti si comprendono in tutti i punti. Dio è ovunque in ogni luogo, così come l'universo, in un certo senso, al centro, ovunque in ogni luogo. Prendete una sfera, immaginate di ingrandirla all'infinito. Dove finisce la circonferenza? In tutte le parti. Dove finisce il centro? Da tutte le parti. Possiamo anche rappresentare questa cosa graficamente, no? Se io ho una circonferenza, prima è piuttosto stretta, poi si allarga,
all'infinito mi diventa una retta, giusto? Però come è orientata questa retta? In tutte le direzioni possibili, no? Perché diciamo, è la retta tangente a tutti i punti della circonferenza originaria. Quindi se io dilato la circonferenza all'infinito, la sua curvatura diminuisce fino a cessare completamente. La circonferenza mi diventa una retta che taglia il piano o lo spazio in tutte le direzioni possibili. Non solo, ma il centro, che era qua, se io immagino che si espanda all'infinito questa sfera o questo cerchio, il centro mi va da tutte le parti. Per cui in una sfera infinita il centro e la periferia coincidono e riempiono tutto lo spazio. Cioè ogni punto dell'universo infinito ha centro e periferia. Avete notato? Se Dio è infinito, l'universo, suo prodotto sono infiniti, Dio è in ogni cosa e ogni cosa è in Dio. Ciò Cusano lo teorizza dicendo che Dio è complicatio dell'universo, in Dio tutto è complicato e l'universo è esplicatio, esplicazione di Dio, complicazione ed esplicazione. Qui siamo più o meno all'altezza del discorso di Plotino, secondo cui l'uno, se guarda se stesso diventa molti e se poi si guarda nel tempo diventa anima e diventa universo, ma essendo lo stesso uno che si trasforma in ciò che genera, nell'intelligenza e nell'anima e nella materia. È lo stesso uno che guardando se stesso si moltiplica, ma è sempre lui che cambia aspetto. Quindi l'universo, cioè Dio, essendo infinito, genera un universo uguale a lui, in cui lui è in ogni punto, e in ogni punto è in lui. Perché c'è questa compenetrazione di ogni cosa in ogni altra? Perché, come abbiamo detto prima, se dividiamo una cosa infinita in parti, la più piccola delle parti è infinita come il tutto. Quindi dentro ogni cosa ci sono tutte le altre. Ora, questa visione mistica e anche abbastanza delirante sotto certi profili, come capite è lontanissima da quella di Dante e di Aristotele, con tutti i cieli ben ordinati, l'empirio di sopra di tutto, geocentrica. Qui non ha neanche più senso dire se la Terra è il centro dell'universo oppure il Sole, perché ogni cosa è e non è il centro dell'universo. Ora vi lascio con alcune suggestioni che sono in qualche modo legate a questa visione di Cusano. Prima suggestione, parliamo di fisica, Galileo, in un universo infinito non c'è centro, non c'è periferia, pensate alla teoria della relatività del moto, non si può neanche stabilire se un oggetto è fermo o in movimento, perché rispetto a che cosa posso dire che è fermo o in movimento? Questo non è altro che il principio della relatività del moto. Il fatto stesso che l'universo sia infinito scardina l'eliocentrismo, la visione secondo la quale la Terra è il centro dell'universo. E è anche difficile dire dove è alto e dove è basso. Vediamo, vedete che siamo vicini a una concezione molto moderna. Pensate adesso a una cosa che sembra non c'entrare niente, la prospettiva. Siamo nel 1416 circa, Brunelleschi, secondo la testimonianza del Vasari, costruisce la prima opera perduta in prospettiva. Nel 1936 Leon Battista Alberti teorizza la prospettiva rinascimentale. Cos'è una rappresentazione in prospettiva? Pensateci bene, è una prospettiva, è una rappresentazione, voi potreste dire, più realistica di un'icona bizantina. Le cose sono belle, diciamo, corpose, hanno tre dimensioni apparentemente, comunque è una rappresentazione realistica. In masaccio potrebbe anche essere così, ma pensate alla prospettiva di Piero della Francesca, di Paolo Uccello o di pittori di questo tipo di dipinti. Non sono poi così realistici questi dipinti. Cosa hanno di interessante questi dipinti? Che abbiamo un punto di vista e un punto all'infinito, giusto? Verso cui convergono le linee prospettiche. Ma com'è possibile che ci sia un punto all'infinito se l'universo è finito? È chiaro che implicitamente l'idea della prospettiva presuppone in qualche maniera un universo infinito, quello di Cusano, cioè presuppone che lo sguardo possa andare avanti all'infinito. Inoltre pensate che se io guardo dalla finestra o guardo un dipinto, io che sto guardando qualsiasi cosa, dove mi trovo, si può tranquillamente ammettere che io mi trovo al centro dell'universo, perché se l'universo è infinito e guardando un quadro lo guardo, notate che le mie prospetti che hanno un punto all'infinito, io rispetto a questo punto all'infinito mi trovo a una distanza infinita, in uno spazio infinito, per cui abbiamo detto che siccome in uno spazio infinito il centro e la periferia coincidono, qualunque punto dello spazio infinito è il centro dell'universo e qualunque punto è la periferia, giusto? Vi siete d'accordo oppure no? Se lo spazio è infinito, dove si trova adesso Andrea? Non potrebbe essere tranquillamente il centro dell'universo?
sì e anche no, nel senso che ognuno di noi è e non è al centro dell'universo. Vedete, quindi l'uno, Dio, è e non è qualcosa in Plotino, e questo riguardava Dio. Adesso nel Rinascimento che cosa possiamo dire? Ciascuno di noi in carne ed ossa è e non è al centro dell'universo. Ciascuno di noi in carne ed ossa è e non è un'anima o un corpo. Ciascuno di noi è e non è Dio. Quindi quella dialettica che potevamo riferire al principio e che sembrava non riferirsi al mondo dei sensi e delle cose materiali, nel Rinascimento potrebbe riferirsi anche a ciascuno di noi. Ciascuno di noi è insieme in Dio e fuori da Dio. È perfetto e imperfetto. E qui mi viene in mente Lorenzo Magnifico. Siamo estremi nel peccato ed estremi nella virtù, no? Possiamo essere simultaneamente in Dio e con Satana, nel senso che abbiamo un mondo in cui tutti i contrari si toccano. Cusano, che è sempre un cardinale della Chiesa Cattolica, teorizza questo affermando la coincidenza dei contrari. In Dio i contrari coincidono, il bene con il male, il massimo col minimo, per un fatto anche geometrico, no? Pensate a, se io ho circonferenza uguale 2 più greco raggio, se raggio è infinito, cosa ho? Che la circonferenza è infinita, cioè la circonferenza è uguale a raggio. Cioè capite bene che dire che la circonferenza è uguale al raggio vuol dire che tutto è uguale a tutto. Quindi se guardiamo le cose con lo sguardo rivolto all'infinito e consideriamo che siamo parti infinite dell'infinito, salta la logica aristotelica, tutto è vero ed anche falso. Le contraddizioni che non potevano essere accettate in una logica di tipo aristotelico diventano quasi legittime. Quindi uno può essere un santo e un diavolo, può essere un buon principe per un aspetto e un cattivo principe per un altro, a seconda che guardiamo se fa il bene del proprio stato o il bene, diciamo, secondo la dottrina cristiana. Vedete che le cose diventano molto diverse, le cose si devono vedere in prospettiva, usando questa metafora. La stessa prospettiva dipende in un certo senso da questa visione. Non sto dicendo che Gian Battista Alberti o Brunelleschi abbiano letto Cusano, semplicemente in quest'epoca, in generale, ci si fa un'idea di sé del mondo che Cusano esprime in modo filosofico, ma in qualche maniera a livello di sentire era il comune, altrimenti non avremmo questa visione dell'universo insieme la prospettiva rinascimentale e poi la rivoluzione scientifica e l'idea dell'eliocentrismo. Vedete che sono tutte cose collegate, diciamo viene scardinata la struttura rigida del cosmo medievale basata su una logica di tipo aristotelico e su dei dogmi della Chiesa, e viene immaginato un mondo in cui ogni cosa è contenuta in ogni altra. Questo autorizza altre due discipline che sembrano molto lontane dalla scienza, che sono la magia e l'astrologia. Il Rinascimento è un'epoca di maghi e astrologi. E cosa c'entra? La magia è un'azione a distanza in cui, agendo in un punto, io agisco a migliaia di chilometri. E com'è possibile? Perché ogni cosa è contenuta in ogni altra, devo solo sapere quali sono i legami sottili tra le cose. E l'astrologia è l'idea che l'azione e il comportamento degli astri lontanissimi influenzino ciò che cade sulla Terra. E c'è un esempio di questo: il mago Paracelso dava del ferro ai soldati un po' indeboliti dalla guerra per rimetterli in sesto. Noi sappiamo che questo accade perché se un anemico assume ferro, dal punto di vista biologico questo lo aiuta. Paracelso pensava che il ferro è un metallo collegato simbolicamente, astrologicamente, alchemicamente al dio Marte, il dio della guerra. Il soldato ne arriva piuttosto sfibrato, gli somministro questo metallo, il metallo cattura l'influenza del pianeta Marte, il dio della guerra, e gli permette di tornare in guerra a vincere. Effettivamente questo funzionava per dei motivi che forse non erano quelli che pensava Paracelso, però questo è un esempio di come a volte i maghi ci azzeccassero anche per ragioni che non sono quelle che pensavano loro, e faceva sembrare che questi rapporti triangolari tra metalli, uomo, cieli potessero funzionare. Questa, concludiamo, è la famosa dottrina del microcosmo e del macrocosmo. Ciascuna parte di noi del nostro corpo è in corrispondenza con l'universo. Se conosciamo tutte queste corrispondenze riusciamo anche a avere una vita felice. Se non cogliamo le corrispondenze in modo corretto rischiamo anche di finire male. Vedete che qui c'è dentro di tutto: astrologia, magia, rivoluzione scientifica, prospettiva rinascimentale, tutto quanto. Se cominciate a pensare che non solo l'uno di Plotino ma tutto l'universo che ci circonda, noi stessi,
abbiamo un carattere in un certo senso, come posso dire, contraddittorio, no? Pensateci bene, vedete cosa succede a pensare alle cose in questo caso.